Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi con questo video inauguriamo una nuova rubrica che si chiama Saggia la Storia, perché appunto in questa rubrica vi parlerò di saggi storici, ovvero di testi che approfondiscono un periodo storico in particolare oppure una biografia di un personaggio storico. Questo perché da una parte a me piace molto leggere saggi storici perché amo molto la storia, oltre che la letteratura, e d'altra parte sono convinta dell'importanza di conoscere la nostra storia per poter al meglio interpretare il nostro presente. E quindi mi è sembrato giusto portare una rubrica simile sul canale. Ho già utilizzato questo hashtag su Instagram per fare un post dedicato a Casa Rosselli di Giuseppe Fiori, che parlava appunto della famiglia Rosselli. Vi lascio qui sotto, come al solito, il link al mio profilo di Instagram, così potete andare a ricercarlo se vi interessa. Oggi invece parliamo di tutt'altro periodo storico perché parliamo del 400 e in particolare il libro di cui voglio parlare oggi è Lorenzo de' Medici, Vita da Magnifico di Giulio Busi, che è appunto una biografia di Lorenzo il Magnifico, penso il più famoso componente della famiglia Medici. Perché voglio consigliarvi questo libro? Io ho letto diverse biografie su Lorenzo perché mi piace molto il Rinascimento come periodo storico, in particolare la famiglia Medici e ancora più in particolare la figura di Lorenzo. Quindi questa non è la sua prima biografia che leggo, ma è sicuramente la migliore e penso che possa interessare a un pubblico più ampio possibile perché è scritta in modo magistrale. Giulio Busi ha una prosa molto molto scorrevole, molto narrativa e anche molto ironica, veramente si fa leggere come un romanzo questo testo, non lo dico tanto per dire, ti appassiona, soprattutto se non conosci la storia di Lorenzo, perché ci mette anche una certa dose di suspense e quindi vuoi sapere come va avanti. Ovviamente la storia di Lorenzo la conoscevo già e piuttosto bene, ma comunque ho letto questo libro con molto piacere, anche perché è probabilmente la biografia più recente uscita di Lorenzo, perché questa è uscita, mi sembra, un paio d'anni fa, in copertina rigida, e poi è stata ristampata, mi sembra, un annetto fa, in questa edizione, che è la collana Oscar Storia, che in generale vi consiglio perché pubblica dei titoli molto interessanti. Altro aspetto estremamente apprezzabile di questo testo è la struttura. Questo testo ha infatti una struttura estremamente organica. Il libro è suddiviso in capitoli, ognuno dei quali ha una datazione, ovvero un mese e un anno specifico, e quindi noi seguiamo la vita di Lorenzo in ordine strettamente cronologico. E credetemi, non è così scontato, perché voi pensate, vabbè, una biografia è chiaro che vada in ordine cronologico, però in questo modo, con la datazione, noi sappiamo esattamente a che punto della sua vita siamo e in che ordine si sono susseguiti gli eventi, cosa che non si ritrova in tutte le biografie, che da questo punto di vista di solito sono abbastanza confuse, quindi noi a volte non abbiamo bene cognizione del periodo esatto della vita della persona in cui ci troviamo mentre stiamo leggendo. Invece in questo caso qui ogni capitolo ha un titolo, generalmente anche molto accattivante, e l'indicazione di un mese e di un anno specifico, perciò non ci possiamo sbagliare, è anche molto comoda se lo vogliamo usare come testo di consultazione per andare a ricercarci le cose. Noi più o meno ci ricordiamo in che periodo della sua vita siamo e possiamo andare a ricercarlo comodamente. Altro punto a favore di questo testo, che è sicuramente un testo divulgativo, quindi che punta al più ampio pubblico possibile, è il fatto che comunque è un testo molto ben documentato. Infatti, diciamo che circa un centinaio di pagine di questo libro è costituito da bibliografia e indici vari, ma soprattutto c'è tutto l'essenziale per ricostruire la vita di Lorenzo, e quindi anche chi non conosce assolutamente la figura ma vuole approfondirla non si troverà spaesato, perché qui viene riportato tutto l'essenziale della sua vita, tutti i fatti principali, e vi sono anche molte citazioni di lettere, e si tende anche a cercare di ricostruire attraverso queste lettere, attraverso documenti vari e testimonianze di personaggi diversi, la personalità di Lorenzo, così come ce la possiamo immaginare noi posteri. Ovviamente, non avendolo conosciuto, non possiamo essere certi, però attraverso le sue lettere, attraverso i documenti, soprattutto quelli più privati, possiamo cercare di ricostruire quella che effettivamente era la sua personalità.
Effettivamente la personalità di Lorenzo era molto interessante. È un personaggio fondamentale della nostra storia, in particolare della storia del nostro Rinascimento. Poi ha condizionato ovviamente tutta la nostra storia successiva, in particolare è una figura centrale per quanto riguarda la storia dell'arte, perché come voi sapete il Rinascimento e in particolare il 400 fiorentino è stato il punto in cui si è riscoperta l'idea del bello, che poi è quella che ci portiamo dietro ancora oggi, che è stata proprio la rinascita, come dice anche il nome, delle arti e della cultura italiana. Quindi periodo storico fondamentale anche per comprendere quello che poi è venuto dopo. In più, Lorenzo ha una personalità molto particolare e oserei dire geniale, perché era un personaggio pubblico, era un politico, perché alla fine lui da dietro le quinte governava Firenze, ma allo stesso tempo si dedicava alla poesia anche con buoni risultati. Era un mecenate, quindi finanziava artisti, letterati, aveva intorno a sé una corte di filosofi e di artisti di vario tipo. E poi aveva anche molti hobby, tra cui suonava, era un musicista, componeva canzoni, componeva anche balli, faceva le coreografie per i balli che dovevano essere ballati a corte. Insomma, una personalità assolutamente poliedrica e interessante. Era anche un banchiere, anche se gli storici sono d'accordo nel dire che l'attività finanziaria non era quella in cui brillava maggiormente. Però, insomma, era un personaggio che ha determinato la politica italiana di quel periodo. È stato infatti definito l'ago della bilancia italiano, perché era colui che cercava di mantenere l'equilibrio nella difficile arena italiana, dove c'erano tanti stati e staterelli che avrebbero voluto farsi la guerra fra loro, e lui cercava di impedirlo perché sapeva bene che a causa di questa sua struttura frammentaria l'Italia era molto debole e si prestava a attacchi da parte delle grandi potenze estere, potevano essere la Francia, la Spagna, la Germania. Infatti poi quello che è successo dopo la sua morte, ovvero l'Italia è stata invasa e poi è stata spartita tra le varie potenze che già avevano formato la loro nazione, mentre noi ancora eravamo degli staterellini. Quindi anche dal punto di vista di diplomatico è stata una figura decisamente geniale e importante. Infine non posso fare altro che consigliarvelo, se avete visto e apprezzato la seconda stagione dei Medici, che è finita qualche settimana fa su Rai 1. Anche se la serie non vi ha colpito particolarmente, anche perché lo riconosco io stessa che comunque l'ho apprezzata, aveva alcuni difetti. Però vi ha incuriosito e volete approfondire la figura di Lorenzo, secondo me questo qui è il testo adatto, perché è un saggio, quindi non un romanzo, non c'è il rischio che ci siano delle parti di fiction inventate. Quello che c'è scritto qui è tutto vero, comunque basato su dei documenti, ma comunque è una lettura molto molto piacevole e molto scorrevole. Quindi ve lo consiglio vivamente anche in questo caso. Bene, penso di avervi parlato abbastanza di questo testo, io non posso fare altro che raccomandarvelo ancora. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui. Vi lascio qui sotto, come al solito, tutti i miei contatti. Fatemi sapere se avete letto questo libro, se vi interessa e se vi può interessare, se possono interessare altri episodi di questa rubrica, che io cercherò di portare avanti man mano che leggo appunto testi che possono esservi inseriti. E ci vediamo al prossimo video.